pizza deliziosa, l'osticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde e con lo splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con la ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. L'Oasi San Francesco offre servizi di fisiochinesiterapia, riabilitazione psicosociale, acustica, logopedistica ed assistenza sociale per anziani. L'Oasi San Francesco è disponibile ad offrire una visita guidata o semplicemente a fissare un appuntamento contattando la reception ai seguenti numeri 081 06 01 325 oppure 081 871 0109. Oasi San Francesco, salita Quisisana 30, Castellammare di Stabia, Napoli. RSA oasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Allora Paolo, un parere prima di tutto da parte tua su questi primi giorni di ritiro, su questo inizio del ritiro, su queste prime due amichevoli fatte dalla Juve Stabia. Beh, sicuramente il lavoro sta andando dal verso giusto, stiamo facendo fatica come giusto che sia, però ringraziando Dio non ci sono infortuni, tutti stanno facendo la preparazione nel migliore dei modi, ci stiamo impegnando, queste due sgambate ci sono servite per mettere minuti in vista di domenica, quella di oggi è stata forse meglio perché la prima eravamo proprio imballati dai carichi di lavoro di Castellammare, comunque era molto caldo per lavorare, qua invece c'è il clima giusto per lavorare. Quindi adesso andiamo avanti a preparare la partita di domenica nel migliore dei modi. Paolo, una domanda ti volevo fare su questa società, poi lascio a Mario Volano chiaramente, su questa società. C'è stato un'estate un po' calda, abbiamo parlato anche con Fabrizio Melara. Tu come l'hai vissuta? Cioè questo tiro e molla, poi la fideiussione, poi un nuovo progetto anche ambizioso con Paolo Branduani penso, al centro di questo progetto come portiere titolare. Quello dipenderà dalla società, io mi metto a disposizione loro. Sicuramente è stata un'estate travagliata perché comunque si è passati da proprio essere morti a non essere iscritti, a non esserci possibilità, poi il giorno dopo usciva una possibilità, cioè è stata un'estate proprio di notizie controverse. Adesso si è sistemato tutto, ci siamo messi in riga, siamo partiti e ora dobbiamo riprendere il cammino interrotto l'anno scorso. Ecco, intanto quest'estate si era parlato di un Paolo Branduani lontano dalla Juve Stabia, subito come è iniziato questa pseudocrisi della Juve Stabia, tante voci su di te, alla fine la Juve Stabia ha detto giù le mani dal nostro portiere, Paolo Branduani resta qui, ma il pensiero di Paolo Branduani su questa situazione? Sicuramente sono voci che fanno piacere perché comunque vuol dire che il nostro campionato dell'anno scorso è stato apprezzato da tutti, perché come ho avuto il mercato io ce l'hanno avuto anche i miei compagni, Viola, Canotto, tuttora gente ancora a mercato, però la mia priorità è sempre stata quella di rimanere qua, di proseguire un progetto intrapreso il 29 agosto dell'anno scorso e ora bisogna mettersi a posto, riprendere domenica, riprendere subito. Ecco, nuovo preparatore dei portieri, una vecchia conoscenza della Juve Stabia, Amedeo Pretrazzuolo, come ti trovi con lui? Ah, bene, sicuramente ci sta dando le sue conoscenze, comunque ci ha portato la sua esperienza. Ovviamente un saluto al senatore che sì, l'anno scorso ha fatto il suo lavoro nel migliore dei modi, adesso ci mettiamo a disposizione sua, continuiamo il lavoro e cerchiamo di dare il massimo per portare il nostro contributo alla domenica alla squadra. Ecco, stamattina abbiamo visto, nonostante i tanti carichi di lavoro, le sudate, anche qui comunque faceva sostanzialmente caldo, meno rispetto a Castellammare, però anche tanta musica a bordo campo, tanti sorrisi, ecco, tanti sfottò. Ci confermi che l'armonia del gruppo, la forza di questo gruppo è rimasta? Sì, il clima adesso è molto più rilassato, c'è più tranquillità, adesso facciamo anche soprattutto l'inizio allenamento con la musica, perché comunque c'è allegria, deve esserci allegria nel gruppo, è rimasto praticamente quello dell'anno scorso,
finora, e speriamo che arriverà, che andrà via, si metterà a disposizione per tutti. A proposito di chi arriverà, sembra oramai quasi ufficiale l'arrivo di Carlini, quindi già dal nome, che è un buonissimo nome per la categoria, possiamo dire che questa società vuole fare le cose abbastanza in grande. Sì, Carlini io lo conosco perché ormai sono tanti anni che naviga nella categoria, giocatore di categoria, d'esperienza, buona qualità, sicuramente dal momento che arriverà ci darà sicuramente una grossa mano. Grazie a Paolo Branduani.